A chi te la dici? A radio! Ma la radio ne dice tante dei fregnacci! Papara, papapara, papapara, papà! Alessia Fedele, buongiorno! Buongiorno! Ma sei super allegro questa mattina! Hai visto che roba? Sarà che è venerdì! Sono i semi di Giobi, come si chiama? Le bacche di... non lo so, sto... beccato! Sbagliato, qualcosa del genere! Attendi queste cose tu? Come no? Mica solo quelle, prendo di tutto io. Io mattina metto la crema anti-age. Anche la papaya. La crema anti-age. Prendi anche la papaya. Mango, papaya e ne prendo di roba. Mica poca. Tanta roba prendeva Morgan, che si è fatto pure la fuga all'ospedale. Cara collaboratrice di Celebrity Now. Mamma mia, il caro Morgan. Dici tutto, tu che lavori con Selvaggia Lucarelli. Dici tutto. Allora, Morgan praticamente ha provato a fuggire. No, prima premessa, Morgan è stato messo in trattamento sanitario obbligatorio, tanto per capirci. Esatto, Selvaggio Lucarelli ha twittato la notizia. Successo un bordello con la Sergento. La Sergento si è un attimo risentita. Mamma con mia. Selvaggio, quindi si sono... Cioè, ma non ho capito, Morgan ha tradito Sergento, ha tradito Sergento con Selvaggio? Devo essere sincera, i dettagli della storia non lo so, ne li abbiamo discussi. Vabbè, però il tradimento c'è perché sono le foto, io ho visto però, le foto. Comunque, un qualche cosa c'è stato. Ora le esatte tempistiche queste non le ho discusse, perché capì perché era così avvelenata la Sergente, però diciamo che non ha proprio gradito qualunque cosa sia successo. Quindi, data la notizia di questo ricovero di Morgan in stato confusionale per un mix di farmaci, alcune voci... bella metafora dell'Italia, secondo me, capito? È stato confusionale, lo sbrocco di quello che è successo, ecco. È stato confusionale anche direi dell'Italia, a prescindere dal uomo di poi ha detto faccio la fuga, me ne vado. Poi, esatto. E dove scappo? A casa. Come cerca di andare a casa, esatto. E quindi è stato beccato in 5 minuti praticamente. L'hanno ripetuto ai carabinieri. Sembra assoluto che fosse fuggito scalzo. Un genio delle fughe, ragazzi. Un particolare che Novella 2000 ci teneva a sottolineare. E se andate a leggere oltretutto il piccolo articolo riportato da Novella 2000, ogni parola c'era come ricordato da Novella 2000, come riportato da Novella 2000. Quindi diamo a Novella 2000 quel che è di Novella 2000. Un loro scoop, quindi attenzione. Poi sembra addirittura che Edinson Cavani si stia separando dalla moglie, da Maria Soledad. Ma no. Eh sì, perché questa notizia la dà TV Show, che non è un nuovo settimanale italiano, ma è un magazine uruguaiano, e hanno appena avuto il secondo figlio, la coppia che è insieme da milioni di miliardi di anni, ma insomma sembra che la scappatella di Cavani con Stefania Fummo, una giovane studentessa napoletana, abbia minato profondamente questa relazione, e quindi a quanto sembra tra i due, appunto tra Cavani e la moglie, insomma c'è della mare, tanto che si stia arrivando alla separazione. Poi è nato, finalmente è nato. Ah, già, abbiamo la notizia, è nato. Cioè, è nato. La settimana scorsa chiedevamo, invece. No, esatto, è figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Martedì 9 aprile è nato Santiago, la clinica Mangiagalli. La sciogliere l'ha fatto parto naturale, ci ha tenuto a farlo sapere, perché questa era un'altra probabilmente delle scommesse che erano in atto. E la mamma e il bambino stanno benissimo. È nato alle 16.30 del 9 aprile, è stata settimana. E la mamma ha deciso di donare il cordone ombelicale alla clinica, e quindi non cerchiamolo su eBay. Ah, ecco. Quindi no, attenzione. E quindi non solo è nato Santiago, ma Michelle Hunziker ha confermato la propria gravidanza. Ah, stanno nascendo tutti i baby star. E quindi io mi chiedo, la povera Raffaella Fico potrà ancora avere qualche copertina? Con Pia? Esatto, adesso c'è tutt'altro, insomma vogliamo mettere il peso di Pia contro quello di Santiago De Martino. Non si può fare. Tu capisci che è molto difficile questa cosa, per cui chi sarà per la sigla un po' come ci stupirà. Non credo tornando a lavorare, ma vedi. Ah, dici, perché c'era un lavoro, devi su, tornando una parola già. Qualche cosa in TV aveva fatto, era stata pagata, aveva fatto delle serate in discoteca e anche lì era stata pagata, quindi diciamo un lavoro magari non canonico come ci può venire in mente. Però più o meno l'aveva trovato, adesso vediamo. Ah, ho capito. Insomma, mi raccomando,
Però Mario dormi dopo questa rivelazione. Non so, sono un po' scosso, sono un po' scosso. Però... tutte sti parti, queste cose. Lo so. Però insomma, stai tranquillo, comunque sta bene, visto che non poteva rivelarlo prima di adesso, mi sta più bene al terzo quarto mese, perché ha avuto, non è stato facilissimo inizio della gravidanza, ha avuto vari problemi, non ha specificato. Dice però insomma è felice con Tommaso, e non con Tommaso ma Tommaso Tomato, tutti nobili, quindi sono nomi particolari, come Tommaso, Tristano, sono felicissimi, non potevano insomma vivere un momento migliore, anche la sua sorte gli ha fatto pubblicamente gli auguri. E insomma adesso fa un po' di mesi avremo quest'altro parto, adesso ci sarà i fotografi cercheranno di fotografare la pancia che cresce di Michel Hunziker, quindi preparate per le prossime copertine, perché bisogna un po' dividere i giornali tra lei e la Rodriguez. E poi anche, scusa, tra un po' ci sarà anche il battesimo di Maria Turchi, e ricordiamo che Valeria Marini sarà la madrina di questo evento. Ah, tra un evento cui... alla base dell'understatement, insomma. Esatto, poi Valeria Marini a metà maggio si sposa con Fabio Cottoni, quindi cioè, ci saranno una serie di copertine. Che primavera! Attenzione! Chissà se... Fug, come dicono in Germania. Chissà se per tempo si sarà rimesso Morgan, così può frequentare qualcuno di questi eventi. Ti auguriamo, dai, di rimetterti, comunque anche lei è una bambina piccola, quindi insomma non sarebbe proprio la bambina piccola di Morgan, qual è? L'ha avuta con la figlia, la seconda quella figlia. Quella di X-Factor, sì. Esatto, quindi insomma, tutto sommato, vediamo e scherziamo, però dai, alla fine. Bocca al lupo al confuso, e vabbè. E poi, se Belen va verso questa nuova vita, in meno di un anno, non fidanzato, un figlio, così, Fabrizio Colonna, ci prospettano 10 anni di galera. Se la risolve facile la situazione. Sì, insomma, è stato trasferito nel carcere di Opera dopo la fuga in Portogallo, perché il tentato di estorsione, per via del tentativo di estorsione verso negoziati di imprese, che era stato da, appunto, da 5 anni a 7 anni e 10 mesi. Adesso per la bancarotta fraudolenta pare insomma gli sono stati ratificati altri 3 anni, per cui potrebbe addirittura scontare una pena di 10 anni. Però in carcere non è che sta soltanto a fare le flessioni e con le mani in mano legge, ma ha messo su un nuovo portale, il Corona Channel. Questa è una cosa nuova, ma si può fare, uno può fare i siti in carcere? Ma ci saranno dei carceri in cui comunque i detenuti vengono messi anche in condizione lavorativa all'interno del carcere. Ora non so la questione internet e connessione col mondo esterno, se ci sono degli orari, questo devo dire che non sono un'esperta in tale materia, e ha colpito anche me. Credo, insomma, il fratello porta avanti l'altro sito, Social Channel, probabilmente c'è un doppio binario, insomma, perché non credo che un sito dove comunque sono andato su coronachannel.it, la fabbrica delle opinioni, è pieno di articoli comunque. Non c'è gossip veramente, magari c'è l'Assange, è proprio un'altra tipologia, almeno fino ad ora. Però comunque è un sito ricco di tanti piccoli spunti, per cui sicuramente ci si lavora su. Ora non so gli orari in cui effettivamente, quanto tempo posso lavorare, se lo può fare per dal carcere. Ma comunque, per gli spericultori della materia, andate a vedervi questo. No, ma anche per curiosità, insomma, quindi, la curiosità deve tenerci vivi. E poi sembra che ci siano fulmini e saette tra una coppia, quella formata da Augusto Mingolini e Gabriele Gianmarco. Perché corna in vista, mi pare di capire. Le corna in vista, pare che abbiano il perturbatore, questa nube che si avvicina ha il nome di Marco Mezzaroma, l'ex marito di Mara Carfagna, che c'è il quattrino vero, caro Augusto, che è stato ospite recentemente qui, e come sai molto spesso l'amore è governato da sentimenti, spesso c'è una perturbazione chiamata Dio Denaro. Bravo, sì. qualche volta appesa al soldo, qualche volta stai sempre a pensare ai soldi, solo qualche volta, sì, a volte può capitare, insomma. Non vogliamo essere cattivissimi. E poi insomma nel sito D'Agostia, che in realtà diciamo la fonte originale del settimanale Chi, hanno riportato questa indiscrezione, per cui sono E noi doverosamente da cronisti minzoliniani la registriamo. La riportiamo, magari poi smentiranno, però questo è. Tanto ne attendiamo sulla riva del più. Esatto.
A che ora è Celebrity Now? No, basta, siamo arrivati alle 9:30. No, dai, la Napolitana, l'ultima fidanzata, Sonam Kapoor, una ragazza. Sonam Kapoor, una ragazza ricchissima indiana. Una delle famiglie più potenti di Bollywood. E invece con Celebrity Now l'appuntamento è questa sera alle 20:30. 20:30, da non perdere. Sky 1 e poi in replica la domenica alle 13:30 su Cielo. Mi raccomando, con Selvaggia Lucarelli in conduzione, ai servizi Alessia Fedele, ci sono servizi Alessia Fedele in questo punto? Perché te fanno lavorare, mica solo noi. Bene, grazie Alessia Fedele, buona giornata e buon grazie weekend. A voi, buona fine settimana. E allora il fine settimana è il nostro futuro.